Dell'Avellino Battagliera me l'aspettavo perché venivano dalla sconfitta di Catanzaro e quindi sapevo che c'era una reazione. E la squadra, nonostante le assenze, insomma, c'è una rosa molto competitiva che, di qualità, e quindi diventava difficile per noi. Nonostante tutto, ci è voluto un gran gol nel primo tempo che veramente ha fatto un grandissimo gol per sbloccare la situazione, però effettivamente dal Monterosi mi aspettavo qualcosa di più. Diciamo che oggi non è stata una delle migliori giornate per noi sotto il profilo del un po' di tutto, siamo mancati un po' su tutto, giochiamo abbastanza spesso, abbiamo dei giocatori che rientrano da un lungo periodo di qualcuno infortunato, qualcuno un lungo periodo di inattività, quindi dobbiamo cercare di recuperare al meglio la condizione atletica di qualche giocatore che è rientrato in gruppo da poco tempo. Abbiamo concesso troppo, però insomma c'è da dare meriti all'Avellino che, come dicevo prima, aveva giocando in casa, aveva la rabbia, la determinazione per riprendersi dalla sconfitta che aveva avuto a Catanzaro. Per quello che riguarda noi, l'ho detto prima, non è che è stata una grande giornata né singolarmente né come collettivo, è chiaro, questo ci deve far pensare, ci deve far meditare e dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo lottare su ogni palla e dobbiamo soprattutto sbagliare di meno. Troppi passaggi facili sbagliati e l'Avellino chiaramente quando ripartiva con giocatori come Canutè, ma tutti quanti, Mikoski, Di Gaudio, insomma, sono giocatori bravi che se gli dai spazi possano crearti delle grandi difficoltà. Però, come ha detto lei, abbiamo anche sbagliato in un paio di circostanze sui gol abbastanza in modo abbastanza inverosibile. Ecco. Sappiamo qual è il nostro obiettivo. Con l'Avellino ci sta a perdere, oggi come dicevo prima non abbiamo indovinato sicuramente la nostra miglior giornata, però c'è da dire anche che non si sa mai dove iniziano i demeriti nostri e i meriti dell'avversario, sicuramente l'Avellino ha dei meriti importanti. Sì, sicuramente sì, perché si gioca molte partite, ci sono molti scontri diretti e quindi è ancora un campionato tutto da giocare sia sopra sia sotto, quindi non ci possiamo, nessuno si può permettere di tirare il fiato un attimo, ma deve sempre stare sul pezzo e cercare da ogni partita di tirar fuori qualcosa di positivo sotto il profilo delle prestazioni, ma soprattutto